Arrivederci, Muscat. Si riparte. È giovedì 10 marzo, nave carabiniere, flagship della Task Force di Eunafor Somalia, lascia il porto Manita dopo 4 giorni di sosta e torna in mare. Rotta Djibouti, ultimo porto in operazione Atalanta, dove il 23 marzo passerà il testimone a 12 stelle alla nave tedesca Bayern. Pari ferma! 6 mesi in mare, al comando della Task Force 465, condotta dal Force Commander contrammiraglio Stefano Barbieri e dal suo staff europeo della 21esima rotazione, insieme al comandante della nave Francesco Saladino e al suo equipaggio. La flagship di Eunafor Somalia ha coordinato l'attività operativa della flotta europea antipirateria, la cui composizione da ottobre 2015 è stata assicurata dalla rotazione di 5 assetti navali forniti da Italia, Germania, Spagna, Olanda, da 4 aerei da pattugliamento marittimo forniti da Spagna, Francia e Germania con base a Djibouti, da 4 elicotteri forniti da Olanda, Spagna e Italia e infine da circa 15 membri del team lituano di Force Protection imbarcati sulla nave Duro del World Food Program. Nel corso dell'operazione la fregata italiana ha attraccato in 8 diversi porti tra Djibouti, Oman, Madagascar, Seychelles e Tanzania, più di 22.000 miglia nautiche e oltre 2.800 ore di navigazione, mentre il suo elicottero AB-212 ha compiuto circa 150 ore di volo in missioni operative di pattugliamento e raccolta informazioni. E ancora più di 18 esercitazioni e training multinazionali in mare e nei porti, con diverse task force provenienti da oltre 10 nazioni. Obiettivo comune: rafforzare la cooperazione militare internazionale contro la pirateria e i traffici illeciti in acque internazionali nazionali. Oltre 125 sono state le missioni aeree condotte dalla nave, grazie allo sforzo dell'intero reparto imbarcato, piloti, operatori e tecnici specialisti, che quotidianamente hanno assicurato la massima affidabilità del velivolo e i più elevati standard di sicurezza in volo. La sicurezza della nave in mare e in porto è stata inoltre assicurata dai palombari specialisti IED del team del gruppo operativo subacquei e dai membri del team di Force Protection della Brigata Marina San Marco, che hanno condotto 47 friendly approach e oltre 300 interrogazioni in mare per assicurarsi che non vi fossero pericoli e attività illecite nelle aree pattugliate. Oggi la pirateria è considerata sconfitta, ma non sradicata. Il rischio di recrudescenza è sempre esistente. La presenza militare internazionale in Oceano Indiano è perciò un importante fattore di deterrenza delle attività illegali. In questo contesto, Eunafor Somalia è considerata una delle missioni antipirateria di maggior successo. E a parlare sono i fatti e le statistiche, che a partire dal più alto numero di attacchi di pirateria nel 2011, con 32 navi sequestrate e 736 ostaggi, hanno mostrato una ripida flessione del fenomeno fino ad arrivare ad un numero di attacchi pari a zero negli ultimi 3 anni. Uno dei compiti della missione europea è anche quello di scortare le navi del World Food Program per portare aiuti alimentari alle popolazioni flagellate dalla carestia in quest'area regionale e di supportare lo sviluppo della pesca in Somalia attraverso il progetto dei FAD, dispositivi di aggregazione del pesce, come strumento alternativo di lotta alla pirateria attraverso il sostegno di un sistema economico proficuo e legale. Proprio per il ruolo svolto in questo progetto, Nave Carabiniere ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dalla FAO per aver dapprima coordinato la scorta alla nave Kestrel durante il posizionamento dei dispositivi in mare e per aver condotto successivamente oltre 170 visite di monitoraggio e vigilanza sul funzionamento e sulla sicurezza dei dispositivi. Intensa l'organizzazione logistica della nave per l'equipaggio e lo staff internazionale imbarcato, in tutto circa 200 persone, con oltre 70.000 pasti serviti e, solo per citare alcuni numeri, 3.000 litri di latte, 3 tonnellate di pomodori, 15 tonnellate di frutta e verdura fresca e 10 tonnellate di farina per produrre pane quotidiano e pizza di mezzanotte per chi monta di guardia fino al mattino. E infine, oltre 5 terabytes di articoli e immagini sono state prodotte dalla cellula di pubblica informazione per documentare vita di bordo e attività operative della missione europea. Tante le miglia percorse, centinaia di migliaia le parole in lingua inglese, nei locali, nei corridoi e nei briefing quotidiani, oltre 150. Nuovi scambi professionali, nuove esperienze e nuove amicizie sono nate. Bravo Zulu all'equipaggio e allo staff.
Buon rientro a casa, nave carabiniere. Fair winds and following seas. Buon vento e mari calmi.